A tutti, ben arrivati all'appuntamento del lunedì. Cosa succede all'euro-dollaro? Avete visto questa discesa qui del ciclo 3? Avete visto che c'era qui, non per adesso andarmi a smentire, qui avevamo detto che qui era il ciclo 2, giusto? Guardate, non voglio tornare indietro su niente perché dare, diciamo, soltanto l'idea perché uso i cicli, perché si devono usare, perché io li uso. Questa è la partenza del ciclo 1, questo è fine del ciclo 1, questo è il ciclo 2 finito. Ok, qui. Segnale 4S qui dentro. Che poi io faccia ripartire da qui il ciclo 3, ci sta pure. Ok? Però posso mettere questa trend line ciclica qui e va bene. Quindi avrei qui avuto il segnale ciclico short. Ok? Mantenendomi sulla su un criterio di lettura ferreo che leggo il 4S qui. Va bene, non è proprio bellissimo come segnale, ok? Quindi magari posso dire, ok, questo qui è una cosa, Paolo potrebbe sistemarsi gli indicatori come vuole e dirci ogni volta la sua. Vabbè, non importa, lo mettiamo come di regolamento sul punto 2, che questo va messo. Poi, per chissà, ok? Soltanto contando un po', sa benissimo che questa qui era la fine, ma va bene, posso dirvene un'altra, che sarebbe la cosa più giusta, vero Mauro? Mi confermi questa? Allora, anzi, questa qui la mettiamo qui così si legge ancora meglio. È una cosa che non succede quasi mai. Quasi mai. Quasi mai. Ok? Vero? Bene, quindi mi confermi, quindi lo sai. Questo era la fine del 2, questo è un pezzo in più di grafico che succede soltanto all'interno. Allora c'è la Y, la X e il segno più. Questi sono i tre simboli, le tre anomalie del grafico, le tre anomalie che rendono fluida la lettura dei cicli. Queste sono le tre anomalie. Il segno più è una cosa che la vediamo veramente se dobbiamo andarla a vedere una volta, diciamo in un anno, due volte o tre massimo. Ok? Poi la posso leggere, non la posso leggere, è uguale. Questa è la fine del ciclo 2 per via del 4S, l'avevo detto anche venerdì. Poi scende, quindi parte il 3. 3 che finisce qui. 3. Andiamo a vedere un po' la frattalità. 31, 36, 37, 35, ok? Una distribuzione regolare anche sul ciclo 3, perché? Perché regolare sul ciclo 3? Cioè io adesso, per dirvela giusta, col senno di poi, perché logicamente dopo, questa qui sarebbe stata la lettura corretta del lettura ciclica, ma è difficile questa cosa dal punto di vista di Treda che legge le cose anche da me, anche dal punto di vista mio. Chiaro che posso gestirmela così, però posso anche gestirmela diversamente. Però capire che questo era il segnale di distribuzione ciclica ribassista è un po' difficile. Però andiamo avanti passo per passo. Il ciclo 1 è più corto, il 2 è un più, e il 3 si sbroglia. Mauro, Mauro, non devi bere la mattina. Sto scherzando, si sbroglia in che senso? Non ho capito, perché tanto sono giusti. La fratellità non è che deve essere 30, 30, 30, 32, 33, 35, 37, va bene, però se ho poi un ciclo 2 che mi dura 47, 48, 46 candele, in confronto a 30, allora sì, ho qualcosa di diverso. Cioè la frattalità è questa. Se io vado a vedere, questo è un ciclo, bene, questo è un altro, ci sta, e questo è un altro. Cioè, vedete che più o meno, giusto? Ci siamo, ok? Ciclo 3 si sbroglia, non ho capito che cosa vuoi dire, mi ha fatto solo ridere, Mauro. Ok, qui parte il ciclo 4, in ogni caso il ciclo 4, secondo voi, adesso, oggi, la giornata, come dovrebbe essere? Come dovrebbe essere. Vediamo cosa possiamo fare
Grazie a te Federico, grazie a te. No, ho ancora il problema alla gola, sono più chiaro di gola, però c'è ancora un piccolo problemino che andrò subito dopo il webinar a farmi vedere perché ho ancora qualcosina, però la voce sta meglio. Non volevi fare allusioni. No, ma non ti ho capito Mauro, non ho capito cosa intendi dire con sbroglia. Però sapete che a me piacciono queste cose perché io dico sempre quando il trend si è imbragato bene il trend. Imbragato, adesso non so da dove mi arriva questa parola, ma è quando uno si mette dentro il pantalone, in dialetto vicentino mi pare, è imbragare, quindi non so che da dove mi è arrivato. Ah, che si sbroglia nel senso che ha dato sfogo alla sua forza. Sì, infatti ha dato sfogo il ciclo 3. Più che altro il ciclo 3 ha fatto quello che doveva fare. Cos'è che ha fatto il ciclo 3? Adesso vi chiedo vorrei una risposta da tutti quelli che pensano di avere una risposta che sia giusta o sia sbagliata. Che cosa ha fatto il ciclo 3 che non ha fatto il ciclo 1 e il ciclo 2? Che cosa ha fatto il ciclo 3? Ricordatevi che ogni distribuzione deve avere un... Che cosa ha fatto? Quel un, che cos'è? Va bene, poi me lo spieghi. Si sbroglia comunque una bella cosa. Cioè, ha avuto un'evoluzione, ok? Ah, non è una curiosità, Gianluca, è quello che avevo chiesto io. Non è una curiosità. Ogni distribuzione deve avere un, questa è la domanda. E Gianluca, tu mi hai detto che è una curiosità che va, 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 va. E invece non è la curiosità, è proprio quello che avevo chiesto io. Quello che non era avvenuto nel ciclo 1 e nel ciclo 2 è avvenuto nel ciclo 3. Questo comporta ad una cosa, che adesso andiamo a vederla direttamente sul grafico, così per prevenire il mercato, per prevenire gli andamenti del mercato, chiaro che non lo possiamo fare perché ognuno il grafico fa quello che vuole, adesso qui c'è un pivot da andare a prendere, non so se ce la fa, ma ci starebbe anche andare a prendere il pivot per poi scendere. Cioè il ciclo 4 sta partendo così. L'unica cosa che diventerebbe ancora ribassista è il ciclo 4 se mi torna sotto la 12, allora è chiaro che mi va a chiedere un nuovo minimo. Ok? Bene, perfetto. Giulio va benissimo. Matteo, la domanda è: che cos'è che ha fatto il ciclo 3 che non ha fatto il ciclo 1 e il ciclo 2? Ogni distribuzione deve avere un. Marco, l'ho spiegato prima quello dello scalping, poi lo rispiego di nuovo alla fine. Il webinar di scalping dovete mandare una mail a Michaela, poi magari nel blog vi scrivo di nuovo tutto, perché è un webinar chiuso solo a chi ha un conto con Swiss Market, quindi un webinar offerto dal broker che non è aperto. Come avete visto, tanti di voi stanno seguendo tutte le mattine, lunedì, mercoledì, venerdì, i webinar senza che vengano più bloccati. Una volta venivate bloccati se non avete un conto live. Adesso potete seguire i webinar liberamente, quindi sono webinar aperti. Però quelli del pomeriggio, che sono live, scalping live, sono chiusi solo per i clienti di Swiss Market. Ok? Chiaro, non chiedono male. Benissimo, perfetto. Lamaro, tu cosa mi puoi dire che cosa deve avere una distribuzione? Che cosa dovrebbe accadere nel ciclo 1, nel ciclo 2 o anche nel ciclo 3. Cos'è che manca a questa distribuzione? Cosa manca? Adesso ve lo dico io. Allora. Cosa manca nella distribuzione? Va bene? Qual è il max caos? Qual è il max caos? Andiamo solo che vado. Intanto mi metto, vi lascio un attimino un secondo da soli.
Eccomi qua di nuovo. Allora, intanto devo sparire. Allora, cosa manca? Il Max Gauss. Chiaro, il Max Gauss che ce l'abbiamo in ogni distribuzione. Anche se parliamo di una distribuzione H1, io chiaro vado a vedere nelle distribuzioni H4 e H1. Il Max Gauss, adesso a questo punto di vista, dov'è secondo voi? È questo. Lo mettiamo giallo. O è questo? Ok, in questo caso il Max Gauss è questo qui. Ok? Complichiamo le cose e adesso poi mi dite, ma perché Paolo non fai un corso ciclico e lo regali, lo vendi? Perché non è di mia competenza farlo, cioè non sono uno che fa tanto marketing da questo punto di vista, ok? Allora, 1, 2. Arrivo subito, Mauro. Non può essere una Y. Non può essere una Y. Allora, scusa, no, Mauro, Gianluca. Ma se il Max Gauss è sopra il 2 e quindi il ciclo 1 fosse una Y, ma non è, può essere una Y. Perché non può essere questa una Y? Guarda un attimino, perché non può essere una Y? Un attimino di lettura la dobbiamo fare, però va bene. Va bene che sia così. No, perché non ha la M, ma perché? Deriviamo da un 1, 2, una distribuzione ribassista, cioè una distribuzione irregolare ribassista, un 2, questo dovrebbe essere un 3, questo dovrebbe essere il 4, giusto? Questo qui adesso è 1, 1, 2 e questo qui è una Y, mi parte da qui il ciclo 1, giusto? Che ci sta come lettura, però avrei una distribuzione irregolare e subito dopo una Y. Non dico che non è una cosa che può succedere, però io da quanto mi pare, da quando condivido letteralmente con voi i cicli, non è mai successo, ok? Quindi direi che per il momento un attimino solo che tolgo il volume del telefono. I miei webinar sono così. Sono 3 appuntamenti alla settimana, quindi mi posso anche permettere di fare un attimino le cose diverse. Beh. Allora. Però, dico, questa è un'idea mia che non può essere una Y. Poi può succedere tutto. Va bene, andiamo avanti. Però avere qui poi un 1 e un 2 che diventa ribassista. No, vabbè, lasciamola stare comunque questa idea della Y. Max Gauss, è questo perché è la parte più alta della campana gaussiana, giusto? Ok, cosa succede? Per complicare le cose in una distribuzione del genere, vado a mettere il Max Gauss 2, il secondo Max Gauss, ok? Un doppio Max Gauss, chiamatelo come volete. Per il momento non abbiamo un nome di riferimento, però il Max Gauss abbiamo anche il secondo Max Gauss. Quindi adesso immaginate se io dovrei fare un corso ciclico e mettere all'interno di tutto questi criteri, tutto quanto il resto, e mettere tutto per scritto, magari tutto anche per video, farvi vedere il Max Gauss, poi dovrei andare a trovare anche, farvi vedere il Max Gauss 2. Il Max Gauss 2 è questo qui. Allora, io se dovessi adesso andarmi come riferimento all'operatività che devo mantenere, questo qui è il mio Max Gauss, qui sopra io non ci devo andare, cioè riduco da questo massimo qui a questo massimo qui e un po' la, diciamo, l'idea di che, perché se io arrivo adesso qui sopra in alto da questa zona qui, chiaro che andrò a fare un nuovo massimo, quindi per me il Max Gauss è questo qui, sempre quello precedente, anche se la campana gaussiana questo mi dà il massimo, questo è un errore ciclico. L'errore ciclico rientra sempre nella curvatura della distribuzione. La disegno così. Vedete che questo qui rientra nella curvatura. Questo esce. Questo è un errore ciclico che esce fuori dalla distribuzione. Ok? La curva degli errori costruita da Friedrich Gauss è proprio una lettura, normalmente non per la borsa, non per i cicli come la uso io, ma per l'idea di andare a leggere
la distribuzione delle stelle, quelle, le stelle che si trovano sempre allo stesso punto per la navigazione. Adesso non ci serve più perché abbiamo il GPS e tutto il resto. Comunque, una volta si usava un sestante, il sestante è stato costruito su questi calcoli matematici che usava Gauss per vedere dove nascevano le stelle, dove comparivano le stelle sempre allo stesso punto. Ok, ci sono due o tre stelle, la Polaris, l'Astrid e che ne so io. Che sono sempre nello stesso punto, quindi puntando questo sestante all'alba e sull'orizzonte all'alba e al tramonto, dove si vede l'incrocio nel calare e nel sorgere del sole, si vede l'orizzonte della Terra, lì potevi vedere dove eri con la tua barca. In questo caso, la campana Gaussiana, la curva degli errori, dimostrava proprio questo. Io l'ho adottata, non è stata proprio un'idea mia, però se andate a vedere Gauss in borsa trovate sicuramente tanto materiale, ma adesso non se ne parla più da anni. Okay? Però io continuo ad usarlo perché secondo me ha un valore molto, molto alto. Allora, bene, questo è l'errore. Definitivamente. Quindi questo è Gauss. Bene, torniamo alla tua idea, Gianluca, della Y. Se io vado a vedere qui, la campana gaussiana potrebbe essere questa. Ok? Quindi avrei qui il ciclo 1, qui avrei il ciclo 2, ci sta il ciclo 2 che diventa subito ribassista, cioè debole o in ogni caso debole, e questo sarebbe il ciclo 3, ci sta assolutamente. Vediamo come si muove l'andamento del prezzo in avanti con la nostra evoluzione. Però se io avessi qui la partenza del ciclo 1, a questo punto partirei con un ciclo 1 così, ok? Che ci sta anche. Avrei il 2 qui, avrei un andamento così. Non lo so, per il momento mi piace questa lettura qui, la lascio così, però non escludo che magari potrebbe essere questa una Y, però sembra metterci sempre più cose nel grafico proprio per voler leggere il grafico come si vuole. Se io adesso io mi metto qui una Y, fare l'esempio, questo è un 1, questo è un 2, ok? Oppure senza vedere il punto in più, quindi avrei l'1 e il 2, questo sarei già nel 3, ok? Bene, nel 3 che sarei già diventato ribassista perché il 2 è già debole, quindi mi aspetto non un 3 così, ma mi aspetto un 3 ribassista, ok? Nell'evoluzione però ciclica, se io la leggo come l'ho letta io, 1, 2, 3, 4, mi ritroverei qua con un 4. In ogni caso, cosa cambia? Un 3 e un 4 dopo aver avuto un 2 ribassista o un 3 ribassista, quindi mi aspetto comunque un 4, che mi faccia un nuovo minimo rispetto a questo. Quindi non cambia più di tanto. L'unica cosa da continuare a monitorare è il max Gauss, che per il momento è questo qui, il doppio max Gauss, quindi quello precedente. Va bene? Se voglio andare a vedere su questi movimenti così veloci, questo veloce e questo discesa veloce, hanno portato sì ad avere un max Gauss qui, poi il prezzo scende, l'indicatore non sempre si abbina all'andamento del prezzo, però qui comincia a scendere l'indicatore. Cosa succede? Se io vado a vedere indietro, magari abbiamo anche qualche altro esempio di max Gauss, qui non ce l'abbiamo perché ho usato un grafico nuovo, si è cancellato tutto dove ho fatto, caricato delle cose, quindi no, non ce l'abbiamo, però andiamo a vedere qui sul 4 ore. Qui abbiamo un max Gauss per esempio, qui ne abbiamo un altro, vediamo se riesco a farvi un esempio. Eccolo qui, questo qui per esempio. Andiamo a vedere, questa è la parte più alta della campana, qui vado qui. E questo è quello precedente. Io prendo sempre quello precedente. Ok? Adesso questo è un esempio proprio non perfetto, però purtroppo quello che c'è che trovo nel grafico, perché sull'H1 non mi scrivete adesso. Non mi scrivete adesso, non riesco a bloccarle, queste cose mi escono da tutte le parti. Non mi scrivete adesso. Ok. 1, 2, vediamo se trovo qualcos'altro. No, niente, vabbè, non ce l'abbiamo più. Ok, andiamo a finire però prima l'H1. 1, 2, 3 e 4. Quindi la lettura è questa qui. Abbiamo il max Gauss. In ogni caso, cosa posso ricavare dall'andamento ciclico? Un attimo, blocco anche questo, così se no poi. Ah, ok, per il tempo. Ok, scrivo dopo. Non capisco sempre perché mi mandate doppie cose.
Allora, andiamo avanti. 1, 2, 3 e 4. Cosa servono i cicli? Abbiamo detto, i cicli servono per costruire un'operatività ribassista e un'operatività rialzista in base all'andamento ciclico. Adesso, oggi, la giornata di oggi, chiedo a voi, cosa risulta secondo voi la giornata di oggi? Rialzista o ribassista? Qual è la domanda? Secondo voi, guardando i cicli adesso con la lettura che abbiamo avuto, abbiamo una giornata ribassista o rialzista? Che poi può diventare laterale, quindi nulla di fatto e continuare a scendere piano piano piano. Però ci sono due motivi che spingono l'idea ribassista di oggi. Quali sono? Tu andresti al rialzo fino alla media 48 e poi al ribasso. Perché fino alla media 48? Fino al pivot. Fino al pivot, sì, ti do ragione, ma te l'ho detto io. Fino al pivot potrebbe caricare per arrivare fino al pivot per poi scendere ancora. Quindi dal pivot, certo, andrei anch'io. Ribassista dal pivot. Vabbè, sto aspettando che mi tocchi il pivot. Per dire la verità, sto aspettando anch'io che mi tocchi il pivot. Ok? Però va bene, se non mi tocca il pivot va bene lo stesso e mi ritorno al ribassista. Ma oltre a questo, ricordatevi che il prezzo è partito qui, questa notte. Andiamo a vedere sulla candela daily, che è più grande non si può. Notate qualcosa di... a parte che la tecnica del 50% di candela, come l'ho fatto l'altra volta sul corpo della candela, abbiamo un altro scopo di andare a vedere qui, a qui. Purtroppo non si può mettere più grande. 50% è questo, ok? Quindi se non mi supera questo 50% oppure se mi supera e torno indietro, da qui lo trado ribassista, come l'abbiamo visto anche dalla candela precedente. Sul 50% l'ho superato, è sceso, e tutte le altre candele che abbiamo fatto l'altra volta, un po' di analisi sul 50% della candela, dove avevo detto che ho anche un robot costruito per questa cosa, che lo andrò a ritirare fuori dalla cartella cantiere dove sono tutti i robot che non hanno funzionato, non sono stati mai finiti, diciamo. Ok? Però andavo a tirarlo fuori perché è un bel trading system, me lo ricordo che era un bel trading system. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo adesso? Abbiamo questa candela rialzista che, se la andiamo a vedere nel weekly, è la stessa. Ok? Aumentiamo un po' il grafico qui, forse lo vediamo meglio. Non ho una spike accentuata ribassista. Ok? E se notate tutte le candele, a parte questa pochettino, ok, ma questa deriva comunque da uno short, quindi la spike ribassista c'è stata, poi ha chiuso con poca spike rialzista, ma ci sta. Però la spike di partenza, cioè l'oscillamento da una parte, per esempio, partiamo proprio da qui. Questa candela che poi è diventata una candela verde, prima di partire è scesa tanto. Questa che è diventata verde, prima di partire è scesa tanto. Questa che è ribassista, prima di ripartire ribassista è salita tanto. Questa prima di diventare tutta verde, giusto? Ha fatto pochissima spike ed è una, quindi questa la posso segnare come candela. Una. Questa c'ha la spike prima di scendere, questa c'ha la spike prima di salire, questa c'ha la spike prima di scendere. Sì, prima di scendere, questa anche prima di scendere, questa prima di salire, questa prima di scendere e viceversa. Tutte le candele, tutte, 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 fuorché una, due, e questa qui di adesso. Quindi statisticamente, chiedo a voi, questa per esempio, quindi poche candele, statisticamente una candela prima di partire da una parte o dall'altra mi farà la spike? Sì. Quindi statisticamente lunedì è la giornata un po' strana, è la giornata a cui non so, non posso attribuire ancora una direzionalità, ok? Siccome la direzionalità ciclica sul time frame H1 mi dice short, io starei un attimino attento, però l'H1 non è l'andamento ciclico per l'esattezza, guardando tutto quanto. Guardando l'esattezza si andrebbe a vedere l'H4. Ok, l'H4 che abbiamo un ciclo 3 e qui abbiamo la ripartenza di un ciclo 4 che assolutamente è un ciclo 1. Ok, quindi nel ciclo 1, che ancora è in chiusura, ancora è in partenza, non lo so, dovrebbe ripartire un nuovo ciclo, che è il ciclo 2, ok? Andiamo a misurare con il Fibonacci, già disegnato dal massimo al minimo, dove ha chiuso il ciclo, dove ha chiuso il ciclo, sul 50% di Fibonacci. Per il momento
ancora non ha chiuso, perché qui dentro ho un pattern 4S, ma mi manca il quinto segnale che sarebbe quello rialzista. Ok? Ho la distribuzione in partenza qui. Bene, con l'andamento però ciclico ho avuto sul massimo del ciclo 1 anche un doppio massimo quasi, quindi non ho avuto una rottura di un massimo assoluto e ho praticamente ancora l'andamento dell'euro-dollaro che si sta raggirando dentro un range operativo a cui attribuisco questi punti qui. Ok? Questi sono i punti, diciamo, di range trading. Chiaro che il range trading è questo e questo. Quindi per il momento è bloccato qui nella parte quasi 50% di questa distribuzione. Se il prezzo continua a oscillare in questo andamento, avrei una cosa del genere. Ok? Quindi non mi aspetto nuovi massimi rispetto a questo, come non mi aspetto nuovi minimi rispetto a questo. Soltanto l'evoluzione dei cicli potrà darmi un'indicazione. Quindi se il ciclo 1 adesso si è fermato sul 50%, probabilmente mi farà un nuovo massimo. Però se il nuovo massimo non avviene nelle prossime ore e addirittura con l'andamento, avrei un ciclo 2 così, e qui è il bello del lunedì che magari uno non dovrebbe fare trading. Perché non mi dai la penna? Ecco qui. Se io ho un ciclo 2 così, e poi un ciclo 3, chiaro che se non sono andato qui sopra con il ciclo 2 e ho dei minimi, dei massimi decrescenti, avrò un nuovo minimo. Quindi magari evitare di fare trading oggi non è la cosa sbagliata, giusto? Ok, fratalità ciclica, quello che dipende dalla pazienza del trader è questa. Fratalità ciclica, il ciclo 1 dell'H4. Finora a 33 candele, lo farei finire qui a 30. Ok, se io lo faccio venire a 30, notate che qui avrei, all'interno avrei ciclo 1 e ciclo 2, questo. Quindi qui avrei il ciclo 1 che finisce, poi c'è un segno più, comunque ciclo 1 qui, ciclo 2, 1 e 2 H1, questo è il 3 e questo è il 4. Ok? Quindi avrei adesso prima, seconda, terza gamba, mi manca la quarta. Ok? Quindi ancora avrei la quarta che non è ancora completata. Per avere la distribuzione, diciamo, un po' simmetrica, avrei queste distanze da mantenere. Cancelliamo questo, avrei queste distanze. Questo è il mezzo ciclo e avrei qui, oh, sono andato proprio in là, fino a qui. Ok? Per avere un po' di simmetria, però vado a vedere qui. La parte più bassa è questa e ci sta, perché allora prima, seconda, terza, quarta gamba. Notate com'è più leggibile il ciclo 4. Quindi in ogni caso sul time frame H4 io direi di andare long. Siccome non si stanno regolando i due time frame, si stanno dando un po' a dare un controsenso. L'H4 mi direbbe long, l'H1 mi direbbe short. Io nel lunedì non mi convince fare tanto trading, almeno ciclico non lo farei, ok? Anche perché arrivando adesso in questa zona di resistenza, vedete qui, primo punto questo, quindi pivot, e questo punto dove c'è la linea rossa è anche di resistenza. Tutta questa zona qui è resistenza. Ormai penso che arriverà al pivot, ok? Adesso la linea rossa è mobile perché è una distanza che fa vedere lo spread, ok? Però questa zona qui, tutte queste candele, questo massimo qui, tutta questa zona qui è una zona di resistenza dove io parteciperei short, ok? Parteciperei short da questa zona qui, anche perché l'ultima espansione è questa. Opla. Vabbè, più o meno qui, ok? Quindi il 50% sarebbe qui in alto. Sarebbe già sopra questa zona di resistenza. Dal pivot io shorterei l'euro-dollaro intraday per me. Ok? Abbiamo fatto questo. Abbiamo fatto l'H1, la giornata partita. Allora, abbiamo avuto dei dati macroeconomici, diciamo,
di giovedì abbiamo avuto Mario Draghi che parlava, tasso interesse, la chiusura del quantitative easing. Adesso non ho seguito bene perché non mi interessa. Da quest'anno qui proprio non ho proprio seguito i dati macroeconomici perché non mi interessano, mi influenzano e basta. Poi abbiamo avuto venerdì qualcos'altro che ha detto della media a 100 periodi, che è quella che uso sul time frame daily. La media a 100 periodi, se io continuo a mantenermi sotto la media a 100 periodi, sono ribassista. Prendiamo un grafico più pulito, così. Poi quando chiuderò queste operazioni qui non farò più trading in questo conto, perché sennò non possiamo fare quello che dobbiamo fare. Esponenziale. Ok, la lasciamo gialla, uguale, per il momento non mi interessa. Guardate il prezzo. Quando si mantiene, tutto il tempo che si mantiene dalla media 100, si mantiene sopra, poi la va a ritestare, si riporta sopra, fino a quando la rompe e si mantiene sotto. Andiamo avanti, qui devo togliere la penna. Cancelliamo. Cancelliamo. Da questo punto qui dove scende. Allora. Ah, era già arrivato alla fine. A questo punto dove scende? Guardate, tutto il tempo si porta sopra, qui la ritesta, torna su, rompe, si porta sotto, qui la ritesta, è comunque sotto. Dovrebbe andare sopra la media a 100 per tenersi sopra, quindi avrei la media a 100 che poi si gira così, ok? Tutto il tempo, guardate anche qui, si riporta sotto, qui zona lateralità, la ritesta, però qui si riporta sopra e torna sotto. In ogni caso, per fare trade su due candele daily, quindi ci sta. Ok? Quindi riportarmi adesso qui sopra, non ci penso nemmeno. Secondo me continuerà il trend ribassista. Poi, oltre al punto di vista daily, che noi lo guardiamo sempre ciclicamente, quindi siamo comunque forse già arrivati in una zona di chiusura, ma nel daily avrei dei massimi e dei minimi. Avrei dei massimi decrescenti che sono questi, giusto? Avrei poi qui un tentativo di andare sopra. Zona di resistenza è questa. Si riporta in questa zona qui, sta giocando in questa zona qui, non riesce a rompere per tornare su. Io un'altra media che potrei inserire è questa qui, da questa zona qui, questa zona qui. Ok? Per darvi un'indicazione di trend, è questa qui. Potrei mettere anche sui massimi, sui minimi, qui guardate, qui, perfetta. Mettiamo qui, la mettiamo più grossa, la mettiamo bianca. Cancelliamo il tutto. Andiamo a vederla. Vedete? La mettiamo proprio che si tocca tutti i massimi più possibili. Guarda, tutta questa zona qui. Qui. Posso metterla anche un po' più alta. Vedete, mi tocca questo massimo qui, questo massimo qui. Ok? Quindi ne posso aggiungere un'altra, che mi vada a toccare altri minimi, altri massimi. Parallela. A questa precedente. Quindi tutta questa zona qui è tutta zona dove poi il mercato crolla. Quindi io non vado a pensarla rialzista per nessun motivo. Non vado a pensare l'euro-dollaro rialzista per nessun motivo. Ah, potevo anche cancellarlo, questo grafico qui che non mi serve. Lo cancelliamo. Prima, solo per farvi un esempio. Bene, andiamo avanti. Il mensile. Il mensile dell'euro-dollaro, che è uno strumento che guardiamo veramente per tenerci un po' orientati, diciamo, ma l'andamento del mensile è comunque in un canale ribassista. Ok? Adesso abbiamo messo questa media, abbiamo questa tendenza rialzista da qui, sono tantissimi pips, però sono candele mensili, comincia a scendere, giusto? Da questo Fibonacci qui sono sul 50%, quindi da qui è chiaro che è cominciato a salire. Adesso sono arrivato in una zona dove la candela rialzista è partita a rialzo sul massimo, sul 50% di questa espansione qui, è arrivata vicino ai massimi, non ha rotto questa zona qui e è cominciato a scendere. Cosa mi dite voi? Ma io non ne leggo tanto, cioè non leggo ancora tanta espansione, vedo soltanto che normalmente questa candela qui
rompendomi questo massimo qui dovrebbe accelerare. Ok? Se non riesce a rompermi questo massimo qui dove è già arrivata la settimana scorsa, se non è arrivata fin sopra qui, non ci arriva più, allora si incomincia a retrocedere, torna giù dalla candela qui dove finisce questo spazio verde, quindi 60 pips, ok? Quando finisce lo spazio verde io me la giocherei in short. Quindi, soltanto per dare un'indicazione, togliamo il Fibo che intanto non ci interessa più. Mettiamo un livello, lo mettiamo qui e poi lo trasporto. Da qui in poi, short. Quando la candela mensile si mangia tutto il verde, io entrerei short. Weekly, mi aspetto la spike. Daily. Ciclo mensile, chiudiamoci questo, non ci interessa, tolgo un po' di roba. Siamo sotto la media 100 periodo dove è stato respinto il prezzo. Abbiamo una bella candela rossa che ci ha dato l'input ribassista venerdì. Abbiamo una congestione 1, 2, 3 candele, quindi non è una congestione, posso togliermi questa e questa. Ok? Abbiamo 1 e 2, abbiamo una gamba, seconda gamba, terza gamba. Abbiamo un segnale rialzista adesso, quindi ancora non lo posso decidere perché ho 1, 2, 3. Se però questo qui è già la seconda gamba e non mi continua a salire e incomincio a scendere da qui, avrei il ciclo ribassista, cioè il ciclo che va in chiusura. Però qui abbiamo un segnale long, quindi attenzione, abbiamo un segnale long. Se andiamo a vedere l'andamento è in un canale ribassista, vediamo già da qui. Ok? Quindi questi massimi qui, se vengono a retrocedere, mi torno sotto questa trend line. Chiaro che sarò short per il daily. 4 ore, ciclo 1, ciclo 2 in partenza probabilmente. Non ho segnali long, quindi ancora non lo posso dire. Non posso ancora mettermi a segnare un ciclo che ancora non ho un segnale, però abbiamo il pattern 4S chiarissimo. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 segnali, pattern 4S, quindi abbiamo la ripartenza di un nuovo ciclo. Nuovo ciclo che rispettando però il ciclo 1 potrebbe farmi, se notate, questo pezzettino qui. E qui no, Gianluca, ti rispondi direttamente a te stesso perché se tu vai a vedere che questo qui è la Y, questo è l'1, questo è il 2. E questo è il 3, dovresti avere ancora un 3 e un 4 per farvi un'idea. Quindi avresti ancora prolungare ancora di più questa distribuzione. Ma se tu la vai a prolungare ancora di più e poi vai a vederti nell'H4, così c'hai la tua risposta, dovresti avere qui dentro ancora più spazio. Ma siccome qui dentro c'è già il 4S, l'unico ciclo che ci può essere ancora dopo questo segnale qui è un altro ciclo ribassista. Ok? Quindi avresti qui la Y fino a qui, se non mi sbaglio, no? Qui avrei l'1, il 2 e questo sarebbe il 3, che poi deve essere così, poi deve essere ancora il 4. Quindi avrei ancora più spazio per spostarmi, cioè ancora più tempo. Quindi andresti ancora più in là, avendo qui il 3, qui avendo il 4, cioè questo è il 2, sempre sul time frame H1, questa è una Y. Andresti ancora più in là, ma siccome già qui ho il 4S, mi posso solo aspettare un nuovo minimo rispetto a questo se scende ancora perché mi manca il ciclo 4 sull'H1, ma se sale va benissimo anche leggerla così. Quindi evito di leggermi la Y come la leggi tu perché non ci sta nel 4 ore. Ci sei? Hai seguito? Non c'è, non prolungheresti ancora di più. Poi se tu vai a vedere che questo qui mi parte sull'H1, sull'H4 un nuovo ciclo, quindi il ciclo 3, questo dovrebbe essere un 1 sull'H1, quindi qui mi partirebbe già di nuovo il ciclo 1, ok? Quindi se mi tocca la 48 magari è così, però non mi sembra ancora così predisposto a salire. Ha toccato il pivot, quindi possiamo andarlo a vedere, il pivot è stato toccato, anche se non viene toccato direttamente, ma ha sfiorato, ma manca un pips, va bene così, cioè insomma me l'ha toccato il pivot, non è. Poi adesso lo può andare a ritestare, ma non mi interessa. Per me il pivot è stato toccato adesso. Quindi adesso d'ora in poi puoi cominciare a scendere benissimo.
Se mi scendo con le prossime candele e mi ritorno qui in alto, abbiamo ragione, perché allora sull'H4 avrei la continuazione, perché ancora sono lontano di avere un segnale long. Non ce l'ho ancora, devo aspettare prima la chiusura. Quindi appena si mangia tutta questa candela e mi ritorna qui, avrei il mio segnale short, quindi mi richiede un nuovo minimo e mi richiede sul daily un nuovo minimo rispetto a questa candela, una spike ribassista, che non ce l'ho. Però andando a farmi una spike ribassista sotto la candela rossa di venerdì, avrei la continuazione del trend ribassista. Quindi tutto è allineato, altri time frame non mi interessano. Andiamo ad allineare anche il sistema della campana, del punto zero, così ce l'abbiamo. Poi un giorno andremo anche a vedere di tradare queste cose appena abbiamo la possibilità di tradarlo anche con questo broker. 1, 2, 3, io lo trado. Non nascondo niente, lo trado ancora, continuo a tradarlo nel punto 0 perché funziona, perché non lo devo tradare. Punto meno 1, punto meno 2, ok? Abbiamo lo 0, meno 1, meno 2, vado in cerca del meno 3, posso calcolarlo che questo è il meno 3. Andiamo a vedere un attimino. Meno 1, meno 2, poi chi vuole questa strategia è nel blog, quindi inutile, non la ripeto più. Vai su, torna su, questo è il meno 3, questo potrei anche chiamarlo punto 0, poi questo è il meno 3, questo è il punto 0, meno 4, però evito di fare così nella lateralità, però meno 2, ciclo, 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 ripartenza, punto 0, punto meno 3. Un po' strana questa cosa. Allora, intanto andiamo a segnare questo meno 3. Questo è allineato. Allineato con cosa, Mauro? Con il punto zero? Meno 3. Se sei qui allineato, io sto guardando se magari potrei essere anche meno 4, però sto guardando anche ciclicamente. Meno 2, meno 3. Sì, lo sono così, meno 3, perché non riesce ad andare sopra, cioè non riesce ad andare sopra per fare il punto 0, quindi questo è meno 3. Però voglio vedere anche in base all'indicatore ciclico, perché lo devo ogni tanto aggiornare, se questo è il punto 2 e questo è il punto 3. Qui avrei, ci sta, perché allora questo qui poi diventa un punto 0. Allora, però allora questo qui è il punto 3, questo è il punto 0. Allora, 1. Questo è uno 0 e questo è il punto 0, quindi mi salterebbe anche il punto 3, perché se tu leggi qui un punto 0 e qui anche, allora c'hai una lettura un po' allineata. Ti faccio notare una cosa: questo e questo ci sta, quindi questo sarebbe il punto meno 3, giusto? Però se tu sali così e poi scendi così, io dal punto meno 3, che sarebbe questo, salgo, ritesto. Poi salgo e ritesto. Cosa mi trovo? Mi trovo in una. C'è una cosa di lettura che devo capire se devo leggere questo indicatore qui, qui e anche qui. Perché se non lo leggo qui, se non lo leggo qui, che mi fa meno 2.0 meno 3, allora non lo devo leggere nemmeno qui. E qui mi farebbe solo il punto 0. Togliamo un attimino, non so se ti rendo l'idea, Mauro. Sto capendo questo. Il meno 2 che questo è chiaro, questo non è chiaro. Siamo sulla lateralità, punto 2, 0, questo è il punto 0, questo è il meno 3. Sì, allora questo qui, metto meno 2, va su, mi va in cerca del punto meno 3 che poi diventa 0. Questo è il punto 0. Ci stiamo? Cosa ho attribuito io? Cosa ho attribuito a questo? Ci sono due cose. Questo in ogni caso è il punto 0. Posso attribuire che questo è il punto meno 3. Perché?
Qui lo vedi il meno 3, vero? Mauro, lo vedi lì, il meno 3? No, più avanti. Perché più avanti? E non lì? Allora, tu lo vedi qui, il meno 3, giusto? Perché resta basso, qui, punto 3, lo vedi qui. Allora, però se tu lo vedi qui, il meno 3, io avrei il meno 2, qui non avrei il punto 0, quindi qui scende ancora, non avrei il meno 3, qui avrei il punto 0 e qui avrei il meno 3. E questo che cos'è? Il punto 0. Quindi meno 3 sale punto 0. Qui avrei solo il meno 3 qui e non avrei toccato questo, non avrei toccato questo. Devo dire la verità che ci sta, Mauro, ci sta molto bene così, perché lo 0 è alto, adesso il prossimo 0 è basso. Sì, infatti questo è lo 0, qui avrei meno 2. Vado in cerca del punto 0, sarebbe questo. Andrei in cerca del punto meno 3 o il punto 0, fa il meno 3, poi torna su e mi fa questo. Qui non lo leggi come punto 0. Quindi questo qui diventerebbe un punto 0. Quindi questo non è anche un punto 3. Ci siamo? La lettura è questa. Per quello non mi piaceva tanto. Dov'è? Non ti cancello. Se io qui. Fino a qui ci siamo, abbiamo il punto 2. Dov'è? Qui ci siamo. Io salgo per andare a cercare il punto 0 per poi farmi un punto 3. Resto così. L'unico punto 0 che io mi trovo è questo. Quindi devo andare a cercare adesso il punto 3. Adesso arriviamo subito. 12 settembre, il punto 0. Meno 1, meno 2. Adesso andiamo a vedere. Meno 3, qui abbiamo il punto 0, scende, mi ritorna su e scende, mi fa il punto 0, quindi mi manca il punto 3, me lo evito, non ci sono. Allora, il 12 c'è un punto 0 alto, adesso viene quello in basso. Ok, il punto del giorno 12 qui, il 12, giorno 12 qui, abbiamo il punto 0, che è questo. Ok? Ci siamo? Esatto. Ok, tu parti da qui. Punto 0, vai in cerca della parte bassa, torni qui, risali, qui c'è di nuovo un punto 0, quindi questo è un punto meno 1. E ci siamo. Da qui vai indietro, vai in cerca del punto 0 basso, non lo trovi, fai un meno 2 e torni su e mi fai un meno 3. Che anche questo sarebbe sbagliato leggerlo. Perché è sbagliato leggere questo punto meno 3? Perché qui non ci arrivi qui sopra. Anche se lo sfiori, non ci arrivi, non riesci ad andare sopra a farmi la cosiddetta mutandina, come la chiamo io. Non ci fa, non fa la montagna lì in alto. Quindi evito di contare questo punto 0. Ah, vedi che ha ragione? Ma non perché voglio avere ragione, perché voglio essere coerente col metodo senza inventarmi niente. Cioè, qui ho il punto 0, meno 1, meno 2, qui non ci arrivo. Vado a fare il meno 3, non ci arrivo, quindi non è meno 3 perché qui c'è il punto 0. Se qui è il punto 0, il prossimo punto sarebbe il meno 3, che sarebbe questo. Se questo va a finire qui in alto, ma qui non ci va nemmeno perché se non leggo questo, non leggo nemmeno questo. Quindi da qui vado a fare il punto 0. Giusto o non ci troviamo? Cioè, io voglio essere corretto con il metodo. Quindi questo non è un punto meno 3. Giusto? Poi andiamo a leggere un po', siccome abbiamo un indicatore qui, che si legge anche un po' gli andamenti ciclici, che è questo. Ok? Qui potrei aver attribuito lo stesso un punto. Perché qui mi riparte, come poi qui mi riparte, o qui mi riparte qualcosa. Ok? Sono molto simili, non sono uguali, però sono adesso. Adesso siamo in linea. Il punto 0 non c'era, no? Il punto 0 è quel punto invisibile che si mette
che è sottointeso che all'inizio mettevo ogni volta che arrivo più in alto, questo è un punto zero, questo è un punto zero. Lo zero mi azzera, diciamo, il contatore, quindi da 1, meno 1, punto 0, però devo andare, punto 0 è sempre parte del primo punto 0, quindi 0, 0, fino a quando non mi vai qui sotto e mi azzeri qui sotto il contatore. Quindi questi sono, come punto di sottinteso, sempre punti 0, che non li segno perché ho questo qui maestro, quello pilota. Meno 1, meno 2, meno 3 non c'è, meno 0. Quindi questo è il punto 0. Adesso dal punto 0 sta cercando di andarmi a fare o un punto più 1, in questo caso cominciamo a chiamarli così, oppure un altro punto 0 se la linea blu va subito sopra e mi rimane in alto. Cos'è che darei io adesso di indicazione per il DAX? A parte che non è più tradabile perché ormai è già partito, cioè il trade era questo, dalla parte bassa. Ok? Senza guardare breakout di candela né niente, in questo caso qui era il trade da fare, era qui, su questa candela qui, quindi la candela era questa, la chiusura era questa. Siccome la chiusura della candela mi dava il punto più basso, che sarebbe stato il punto zero, questo, dalla partenza della prossima candela verde, appena vedevo la linea blu salire, quindi dal minimo assoluto che era questo, scendeva fino a qui e poi risaliva, io dal pivot era long. Non lo faccio più. Però adesso vado a vedere che c'è l'indicatore anche che dovrebbe farmi una ripartenza ciclica. Siccome siamo troppo in alto per ripartire, non lo faccio, però nella prossima idea di trend rialzista lo potrei fare. Okay? Però devo capire come si comporta. La strategia punto zero è da prendere quando l'appunto è basso. Questo era il trade su questo pivot qui. Non so se rendo l'idea. L'indicatore di C'è un gap da chiudere, mi pare. Non lo so, non mi attribuisco neanche più i gap perché ho visto che tante volte mi lascia aperti, quindi non mi interessano. Il gap era questo, me l'avevo anche già chiuso. Comunque, forse più in alto, non lo so, ma vi ripeto, i gap non mi interessano neanche più questo, non mi lascio neanche più influenzare da questo. Però il trade, cioè la candela, la linea blu, questa qui vedete qui bassa, questa linea blu qui a 14 periodi. È andata a chiudere qui in basso dove c'è il punto 0. Quando ha chiuso qui c'è il punto 0, vuol dire che siamo in questo minimo qui. Cioè era qui, sulla chiusura. Non sulla parte più bassa, ma sulla chiusura. La candela rossa in chiusura, qui. Sul close della candela. Vuol dire che dopo che mi ha chiuso qui, che sono la parte bassa, quando è cominciato a salire, sono andato sopra questo massimo qui. Quindi il trade era da fare. Da qui fino al pivot. Questo era il trade del DAX. Basta. Quindi non interessava più questo. Andiamo a vedere. L'euro dollaro è ancora fermo lì. Ho visto che ha cambiato candela, ma siamo ancora fermi lì. Sul minuto. No, sul minuto dell'euro dollaro. Ecco. 1, 2. Qui abbiamo un po' di indicazioni diverse. Che per chi vuole fare trading veloce. 1. Pattern 4S. 2. Pattern 4S, siamo ancora nel 2. Stiamo chiudendo adesso il 2. Ok? Stiamo chiudendo adesso il ciclo 2 e qui incominciamo ad avere l'idea del caos, del max caos sul minuto. Quindi anche qui andiamo a vedere come si comporta. Comunque, per il DAX è un po' confusionale per chi non ha imparato il metodo, però quello era il trade da fare, era questo. Quindi era il long, era da questo. Fino. La prossima volta lo guardiamo subito all'inizio, così simuliamo i trade per vedere come funziona. Okay? Si può fare trade sul DAX con un conti sui smart market con un conto minimo di 10.000 euro, perché sennò il margine scende troppo. Okay? I conti da 1.000 per fare il DAX non vanno bene, perché sennò si consumerebbe margine per fare pochi soldi, perché se lo fai con i microlotti non vale la pena. Okay? Quindi assolutamente questo non è il punto. Benissimo, io vi ringrazio della partecipazione. Adesso nel blog vi scriverò nuovamente le dinamiche di come partecipare al scalping live del pomeriggio, mercoledì o giovedì, oppure mercoledì, oppure giovedì, oppure mercoledì e giovedì, dipende. Magari li farò anche 2 giorni, cioè rimane a me la libertà di farlo o uno o 2 giorni, quindi può darsi che
che improvvisamente vi arriva anche un link per partecipare. A chi ha già il link per partecipare il mercoledì o il giovedì, arriva anche il secondo link, quindi ci sono anche 2 giorni di seguito. Okay? Visto che è il mio lavoro che faccio comunque nel mio computer, lo condivido con voi. Non si parla più di live trading, si parla di scalping live, quindi sono posizioni contrarie, lo facciamo solo sull'alta volatilità e lo facciamo solo sui 5 minuti. Ok? Quindi andremo a vedere il grafico a 5 minuti, andremo a vedere come nei 5 minuti. Andremo a giocare, per esempio, questa zona qui sarebbe sicuramente uno short, però magari avremmo anche già avuto degli short qui in basso e avremmo avuto anche dei long qui in alto. Quindi avremo tante operazioni da fare. Ok? Partiamo piano. In base ai conti che vengono fatti, farò l'operatività. Ok? Non andrò a sparare lotti, 2 lotti, 3 lotti, magari sì, ma non in un conto che condivido, ma nel conto live di scalping. Farò un conto più o meno dello stesso di 2-3 mila euro, non so, di 4 mila euro, in base a come sarà il conto di chi partecipa. Ok? Adesso devo vedere, tanti hanno già aderito, adesso questa settimana qui facciamo i conti, poi magari o partiamo questa settimana o la settimana prossima, dipende. Ok? Grazie a tutti, buon proseguimento di settimana, poi andremo a vedere anche le altre cose. Andiamo a vedere però il dinamico. Il dinamico qui, l'unico segnale è long. Target sarebbe stato il pivot, l'ha già raggiunto. Il prossimo target sarebbe questa zona qui. Togliamo questo pivot. No, non lo tolgo più. Quindi la giornata normalmente sarebbe da tradare tutta in long ancora sul DAX, sul DAX, sull'euro dollaro. Però guardando altri time frame. Va bene, grazie a tutti, ciao, buona giornata. Mercoledì mattina 9:30, mi raccomando, 9:30, non più 9:15. Abbiamo allungato di 15 minuti, mi è stato chiesto di spostarli. Grazie a tutti, ciao 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 a tutti, ciao.